Bagheera. La giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti. E infatti sono qua, sono in diretta dalle studi di via Don Carlo Gnocchi 3, dall'altra parte c'è sempre Lorenzo Talani. In mezzo voi, care pantere, che potete scrivere, mandare messaggi, sms, anche audio, whatsapp al 334-929-505, lo stanno facendo in molti, perché è gradita l'ospite. Abbiamo qui in studio, la potete vedere sul 264 digitale terrestre, Elin, che debutta in maniera assoluta in uno studio radiofonico e in uno studio televisivo, perché è un tutt'uno, esatto, con l'anteprima nazionale del video di Abita con me su TAG24. Andate a vedere, perché fino a domani l'anteprima esclusiva lo vedete solo lì, o tra poco anche in diretta con noi. Però ti volevo leggere qualche messaggio, sì, se posso, magari li mandiamo anche in onda. Poi intanto leggo il primo. Buonasera, volevamo salutare Elin ricordando quella sua splendida canzone che è Change the Sound, da Matteo e Alice. Grazie infinite, veramente. Che canzone è? Change the Sound è uscita il 16 dicembre sì, 2022, ed è la prima canzone che ho registrato, e infatti ci sono molto molto legata. Ma perché in inglese? Allora, non c'è un motivo vero e proprio. Io ho sempre cantato canzoni in inglese nella mia cameretta. Quando mi si è presentata la possibilità di fare un mio progetto, mi è venuto subito di farlo in inglese. Non so perché. Comunque ho cantato anche canzoni in italiano. Vediamo, Abita con me, italiano. Esatto. Però sentivo che mi venissero meglio. Non c'è un perché principale. Ma forse diciamo, un ascolto, ascoltavi più musica straniera? Sicuramente. Quello fa assolutamente. Sì. Però io, sentendo Abita con me, ti devo dire di non mollare l'italiano. No, assolutamente, farà sempre parte del mio progetto. Farei come Maneskin, un po' e un po'. Ciao Elin, un abbraccio dalle fan fotoniche. Queste sono le mie amiche. Dilla bene tu. Fotoniche, questa è tosta da dire anche per me. Sarebbero in toscano? Sì, perché ho delle amiche toscane. Il nostro gruppo dell'università si chiama Unifotoniche, e questa è storia praticamente. Sì. Mi dicono Mattia, non Matteo, scusami, non mi evirare in sala mensa. Ma la motivazione la può vedere facilmente Elin: io porto gli occhiali del vecchietto di Hub in diretta televisiva, non li porto, e quindi vado più o meno a macro concetti, non leggo proprio tutto, però sì, ok, dai, ci sta. E le amiche fotoniche, tosta questa, tostissima, da dire, ma anche tra di noi ci sbagliamo ancora. Anche chi fa radio si inceppa. Quanto contano nella tua carriera? Nel senso, sono persone che ti stimolano, ti spingono a fare le cose, oppure ti mettono ansia? Ma che vai in radio, oddio, ma allora, la senti? Loro sono tra le prime persone che ascoltano le mie canzoni. Tutte le canzoni che sono uscite, d'ascolto, cioè, sì, le riunisco proprio attorno a un tavolo e mettiamo le mie canzoni. Figo. Tutte le canzoni uscite e quelle che usciranno, loro le hanno già sentite, le hanno già apprezzate e già me le cantano. Ogni tanto le sento. Le hanno già sentite e apprezzate. Ma ti è mai capitato che una canzone venga o venisse stroncata dal gruppo d'ascolto? E quindi ho detto, vabbè, se non arrivo a loro. No, stroncata no. Ovviamente mi dicono, questa mi piace più di quest'altra, come è giusto che sia, sono gusti personali. Però mi capita veramente che mi dicono, ah, sai, stavo sotto la doccia, mi sono messa a cantare Count to Ten. Ci rimango, perché capita che nella modalità shuffle escano le mie canzoni, e mi fa ancora strano, anche se è un anno quasi che è uscita la prima canzone. E niente, le trovo mentre cucinano, no, I'm wrong, così. Bello, parte, sì, il coro. Devo dirti, da micro artista quale sono, che quando una canzone arriva a essere canticchiata, magari anche male, vuol dire che una canzone ce l'ha fatta. Questo mi rincuora molto. Bisogna arrivare là, no? Io quando sento quelli che dicono, no, ma io non ti dico la mia opinione, ma non capisco nulla. Ma non devi capire nulla, perché la musica arriva alla gente normale. È vero. Non arriva ai direttori d'orchestra, che invece magari si fanno il pippolone in sol maggiore, sol minore. Ti piace o non ti piace? Cioè, era una cosa, Elin, che secondo me è stato un faro per me, e spero che lo sia anche per te. È un vecchio video in bianco e nero di Lucio Battisti, che insomma non è proprio l'ultimo. Periodo 70, dove il pubblico era abbastanza impegnato, quindi con la scelta anche di voler depoliticizzare tutto, da rompere tutto, che cercava un po' di impippolarsi intorno a un testo di una canzone di Lucio, non mi ricordo neanche quale, e lui lo ferma sto ragazzo tutto infervorato, no, perché tu forse la destra ti piace, non ti piace, a me interessa solo questo. L'ha fermato e ha detto, beh, fondamentalmente è quello la discriminante. Sì, anche perché loro sono le mie prime ascoltatrici e rispecchiano anche un po' il mio pubblico, perché io parlo
a quelle persone, a quell'età. A quindi... chi parla Ellen, quindi? Allora, Ellen parla a tutti. Ellen parla dell'amore. Parla Radio Cusano Campus. Prima di tutto Radio Cusano Campus. Ellen parla dell'amore e parla a, diciamo, alla mia generazione. A, quindi? Nelle... di anni? 20, 22 anni, insomma. Io okay. ho 20 anni, quest'anno 21, quindi mi rivolgo più che altro a quel pubblico. La generazione insomma. Mia è De Corveleno, tra l'altro. Noi apparteniamo più o meno a quegli anni, un anno più forse. Sì, non sì. di più. Papà, usa il talk se vuoi dire qualcosa per disturbarmi la diretta, dimmi. Sono d'accordo, siamo sempre giovani, assodarsi, loro invecchieranno e noi resteremo sì, qui sì. a parlare con la nuova Ellen fra 10 anni. Io mi sento già 84 anni comunque. Ecco, tu ti sei pensa, noi sentiamo giovani, tu ti senti anche il mondo si è, sono vecchia dentro io. Si è ribaltato, hai molti gusti musicali non vecchi, perché la musica grazie al cielo non è vecchia, ma sicuramente che dimostra che hai ascoltato anche musica non dei tuoi anni sì. e questo ti fa onore. È merito di qualcuno in casa o una tua curiosità personale? Dei miei genitori. Se ascolto musica, se faccio musica, è solo merito dei miei genitori che salutiamoli, mi hanno... come si ciao, chiamano? Ciao, Rosy e Alessandro. Rosy e Alessandro. Ciao. Alessandro Rosy, un personaggio unico, no, non sono due entità separate. Separate. E se non fosse stato per loro io al momento non starei qua, sinceramente. È proprio... No, quindi devi, non so se li devi ringraziare. Sì, tutti i giorni veramente li ringrazio. Grazie ad Alessandro e Rosy, è sempre bello chiacchierare con una ragazza che inizia perché... perché raga ci vuole coraggio, cioè c'è gente che fa la gavetta all'infinito e finisce a blaterare con la maglietta blu e il dente da squalo e, che potrebbe scoraggiare un giovane, lui dire ammazza però quello sta lì che fa concerti, invece lei ci prova perché la musica ha sempre bisogno di nuova energia, anche di quelli che già ci sono ma anche di quelli nuovi. È vero. Quindi mi piace molto, mi piace che tu ami essere contaminata, hai tante... e tanti riferimenti, tante cover. Però a questo punto, prima di parlare di questo sì. è un po' che ci giriamo intorno come le pinne, ritorno alla figura della squadra. Adesso stringiamo l'attacco, perché i lettori di Tag 24, che sono tanti, ricordiamo che Tag viaggia a una media di 1 milione di accessi unici al giorno su Google News, quindi insomma incomincia a essere un giornale letto mentre si fa la cacca, che è un momento importante però molto letto, e quindi molti l'hanno già visto, però lo vogliamo vedere anche in televisione o ascoltare in radio a seconda di come stanno seguendo la giungla? Eh beh, vediamolo, vediamolo. Chiediamo conferma a Lorenzo Talani se abbiamo pronto il video. Ma tu sei prontissimo. Che lui top. La fa in diagonale, non la fa manco dritta. Allora, lanciatela da sola, così vediamo se te la cavi anche in radio. Oddio. Allora, stiamo per vedere in anteprima nazionale il video di Abita con me, di Ellen. Che è lei. Che sono io. Bagheera con Bussoletti. Abita con me, questa strana voglia di diverso che non so cos'è e che non porta mai al punto. Abiti con me, ma alla fine poi nemmeno ti conosco e non ti ho mai detto che ti amo. Se ci togli il letto, se ci togli il letto. Abito con me, ma nelle notti più difficili abita con me. Questa voglia che ho di scivolare altrove, abbracciata a una canzone che non sa lasciarti andare. Io abito con me, ma tu abiti dentro tutto. Abito con me, dentro tutte quelle cose che non contano niente, dentro tutte quelle cose che rubano spazio e tempo. Abiti con me, e c'è qualcosa di diverso dentro quegli strani sguardi che si perdono nelle parole che non ti ho mai detto. Scivolare altrove, abbracciata una canzone che non sa lasciare.
Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti. La giornata della giungla che va in onda tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato sera nel Saturday Night Show dalle 20 alle 22. Posso dire l'ospite di sabato? Non me lo fai mai dire, cioè mi fastidio. La gente annuncia cose per settimane prima, io non posso dire, comunque posso dire che uno spidone mi chiude così. Posso dire che è uno spidone almeno? Neanche. No, uno spidino. Allora facciamo così, non lanciamoci la testa. Sabato puntata di merda, lo dico subito, non è vero, è una bellissima puntata, ma lo è anche adesso perché abbiamo qui negli studi via Don Carlo Gnocchi 3 Elin, la ragazza che rideva a questa battuta inutile, ma soprattutto che compariva nel videoclip che abbiamo visto sul 264 del Digitale Terrestre e che avete visto tutto il giorno in anteprima su Tag 24, la nostra testata giornalistica. Videoclip girato, abbiamo detto, da Francesco Cold, bravissimo esatto. Regista. Ci sono un po' di particolarità. La prima: è stato facile cantare? No, infatti. Così, spiega, secco. No, spiega perché. Allora, il video lo vedete è un po' rallentatore, no? Sì. Però va registrato in modo più veloce. Quindi io, Abita con me, l'ho cantata circa 50-60 volte a velocità doppia. La odi già. Sì, no, ma è stato tremendo. Quindi era tipo Abita con me, questa strana voglia di diverso che non so cos'è. Tutta poi, così. Poi Alvin. Sì. Sì, esatto, Alvin and the Chipmunks, uguale. È stato tremendo, però meno male la sapevo a memoria, quindi non ci sono stati problemi. Non provare a dire perché è la mia, perché io non so le mie a memoria, quindi è un tuo pregio saperla a memoria. No, me l'ero studiata molto bene prima di farlo. E l'altra cosa divertente è che una delle ragazze del video, la ragazza del video, è stata anche la makeup artist Carola, che mando un bacione grande. Ciao Carola, e se ci vedi un po' sudati vieni a tamponarti. È stata una salvezza, anche è stata bravissima a fare l'attrice, ma anche a fare un bel make up a tutti quanti, veramente. L'appartamento sfitto del videoclip era uno di Lorenzo Talani, che essendo un ragazzo ricchissimo ci ha dato la concessione gratuita di uno. Dove sbuca quell'appartamento? Allora, ce l'ha trovato il regista Francesco. Ah. Sì, completamente vuoto, io non so ancora come abbia fatto. Non c'era veramente nulla se non le porte, e alcune mancavano anche, quindi quindi così. E tra l'altro non so poi chi entrerà in futuro in quella casa, che vedrà sul muro scritto Abita con me. Non so cosa penserà, sinceramente. Vabbè, ma non gliel'avete regalato poi al regista l'appartamento? No, non ci siamo scordato. Elin, ti scrivono: Elin, mi piaci tantissimo, grazie per la tua arte, sentirti cantare mi fa stare bene, Teresa. Oh, che bello, grazie mille. Pensavo di aver creato una storia buona, ma potrebbe anche essere. Effettivamente non abbiamo nessuna preclusione. No, riguardo. Per carità di Dio. Non siamo noi a dover dare limiti. Va bene, Teresa, siamo contenti che ti piaccia Elin. Noi siamo contenti di averla qui nella giungla. Dicevamo che Elin, nonostante la giovanissima età, ricordiamo quanti anni hai? 20. È legale avere 20 anni? Eh? Ancora sì, è legale. Sì, ancora sì. Ancora sì. Lo dicono tutti quelli che superano i 40 e rosicano. che ha già però una sua cultura musicale. Io ci ho chiacchierato, insomma, ci siamo conosciuti. Devo dire che è un piacere, contrariamente a quello che dice Crepè, no? Che questi giovani non sanno un cazzo, stanno sempre col telefono. Raga, i giovani sono preparati. Guardatela, è brava. Si è fatta il videoclip, ha cantato tutto preciso. Io avrei sbagliato tutto. Conosce un sacco di canzoni di quando non era nata. Per esempio, una tua reference artistica? Gli Oasis proprio a mani basse. Io my wonder. Basta chiudersi il naso se vengono benissimo. Sì. Oppure una donna artista? Allora, attuale mi piace molto Lana Del Rey. Lorenzo, facciamo un momento di altissima radio e di alta televisione. Toglimi la base. Oddio. E io convoco nella giungla. Quanto mi piacciono queste cazzate a me? Convoco nella giungla di Radio Cusano Campus Lana Del Rey. Magari vado, vai. La secca. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the beggar's honey. Is that true? Yeah. Lana Del Rey in diretta nella giungla di Radio Cusano Campus. Era Elin a cappella, cioè non è proprio così semplice. Aveva detto l'accenno perché ho la gola secca, cantata da paura, 22 minuti di live. Ma questo è il bello, è il bello dei giorni, quando si buttano poi vanno avanti e chi sono io per fermare. Questa è Elin, non è Lana Del Rey, sempre magari.
No, adesso trovami le sette differenze. Avanti, Lorenzo. Provamelo. Che stai? Lo sanno tutti. Tu devi sapere, quando lui schiaccia il pulsante e parla, parla a me e a te e a nessun altro. Quindi è come i pazzi. Tu sentirai le voci, ma a casa non sentono le tue voci. Ah, questa cosa non la sapevo. E quindi tu magari stai lì che lo insulti e dici, ma perché dal nulla? Ecco, continua. Ma perché dal nulla stai insultando? Non è dal nulla che Lorenzo ci fa le cose. Prima stavo cercando di cantare una cosa a cappella e mi ha parlato sopra, quindi devo aver fatto peggio del solito. Abbiamo mandato anche il messaggio. Beh, sei molto amata, questo è bello. Male. Disco nuovo in arrivo. Disco nuovo in arrivo, sì, esatto. Dici quello che puoi dire. Lo so che molte cose sono scaramantiche. Non hai gli Zebedei, ce le tocchiamo noi scaramanticamente, però dici. Allora, sono sei pezzi e sono, diciamo, è una sorta di concept album molto, molto alla lontana. Ovvero, dal primo all'ultimo pezzo viene raccontata una storia dall'inizio e il momento travagliato in mezzo e la fine, che non vi dico se sarà un lieto fine o una brutta fine, questo poi lo vedremo. È autobiografico? No. aspetta, alcune cose sì. È tutta storia di Teresa questa, no? No, non è la storia di Teresa. Alcune cose sì, altre è l'ispirazione che veniva e ho scritto. No, perché poi il bello degli artisti è che captano anche le storie altrui. Sì, sì, mi sono ispirata molto a quello che mi succedeva intorno. Tu hai molte amiche, quindi la cosa bella di avere amiche e di essere artista è che se una imbocca una strada, tu la, in qualche modo la segui, la percepisci e poi la racconti. Questo anche per spiegare perché a volte dico, ma come, sta cantando una canzone d'amore, lui è divorzato. Noi cantiamo cose che accadono, non è che tutto quello che ci accade nella vita altrimenti reale. A te ti sarei sposata da 18 anni, però a volte posso cantare una canzone d'amore triste perché un mio amico appunto si è lasciato e esatto, ho visto esatto. Il dolore in cui sta vivendo, ci sta anche quello di raccontare. Ti senti una storytelling? Oddio, storytelling, storyteller è un po' grande e, ti dico, mi sento a little storyteller. Mi sento una ragazza che racconta quello che le accade e quello che le accade intorno, molto. Beh, semplicemente. Non è poco, aiutata tra l'altro da grandi compositori. Ricordiamo sì. Che nella canzone c'è un amico, ma nonché anche un amico della giungla, perché ha il suo spazio qui in School of Pop, Francesco Arpino, il prof Arpino. Esatto, Francesco, che ringrazio tantissimo e che saluto, e ti voglio bene, lo sai, e ascolta ogni mio dubbio, perché io sono una perfezionista, quindi Francesco, ma qua possiamo alzare, possiamo abbassare, lui è sempre pronto e veramente anche grazie a lui tutto questo. Produttore artistico, ricordiamo che ha lavorato con Sean Lennon, che collabora col produttore del Elton John, una roba enorme che viene spesso qui da noi e che insomma ha portato il know-how. Quindi tu hai fatto un disco con uno di questo tipo, un video con un tipo come Gorgeous, sei sulle spalle dei giganti. Sì, infatti mi sento molto molto fortunata, sinceramente, non capita a tutti, questo è vero. Non capita a tutti, le cose capitano se uno se le cerca. Per esempio, è arrivata qui e si è fatta mezz'ora di radiovisione. Ma tu puoi venire a fare qualche minuto con noi? Mi piacerebbe, è difficile. Posso prendermi la responsabilità di invitare Lorenzo Talani l'ultima manciata di minuti? Se ti licenziano, conosci avvocati in famiglia? Sì. Elena, mi presti Talani due minuti? No, Luca Perna dice no. Vieni tu allora, Luca Perna? Non viene nessuno, non mi danno. Eppure Elena ha avvocati in famiglia che salverebbero il licenziamento. No, in famiglia no, Talani. Tra gli amici sì però. Però niente, Luca Perna, però mi piace perché senti lì. No, il mio licenziamento. Ogni tanto Luca Perna si affaccia, mi dice, ma tu fai fino a quant'è che fa la stagione? Poi mi guarda come quello che dice, mi sa che non ti hanno detto fino a quando rubi lo stadio, è quello che mi chiede. Ma poi la cosa più preoccupata è mi guarda come uno che sa che in realtà mi sto illudendo sul mese. Guarda, in realtà sono un paio di mesi in meno. Riesco almeno a giocare l'ultima partita estiva? Che tu sappia? Vieni di là, Elina, adesso ti faccio vedere un po' di... No, non viene! Non si può fare perché c'è la radiovisione, perché quando c'era la radio, se non mi rompo il gioco, ci sta. Perché, anzi, bravo, ricordiamo che il 16 maggio gioco per Amnesty, partita di beneficenza, quindi se non mi spacco in quella partita... Perché deve succedere. Perché io non sono proprio solidissimo, insomma, quindi diciamo che non brillo per questo. Torniamo ad Elin, album, concept album, spalle di giganti, ma una cantante fatta anche per stare su un palco. Sì. Io so. Noi sappiamo. Current, Dicunt, cioè, tiriamo fuori il passato... Che forse bolle qualcosa in pentola a Roma. Esattamente, sì. Nella tua città. Nella mia città. Sono di Anzio, però praticamente vivo a Roma ultimamente. E,
Sì, diciamo per luglio c'è una data, insomma, diciamolo. Allora, poi faremo un collegamento telefonico per ricordarla magari sottodata, ma intanto iniziate a segnarvi le due date che diciamo sempre, 26 maggio la mia a Latina e poi per ora luglio, non diamo ancora la data, ancora no? Ancora no, ancora dai, no, ancora vabbè. Un po' di suspense. Luglio, Elin, così avete due metà date. Luglio. E poi vi mandiamo in vacanza. E poi in vacanza. Rilassate, vi fate questo doppio concerto tranquilli, andiamo in vacanza, un live che, visto che sei giovanissima, con poche pubblicazioni, suppongo che sarà un live di pezzi inediti ma anche di cover. Sì, certo, certamente ci saranno anche, oltre a cantare tutti i miei pezzi dell'EP, farò anche qualche cover, insomma. Ci saranno molto gli anni 80, saranno molto presenti. Tipo, che ti piace una cosa degli anni 80 e ti piace? I Depeche Mode. Depeche Mode, tanta roba. Per dirne una, molto probabilmente ci saranno anche i Tears for Fears. Quindi, ragazzi, insomma, venite che vi divertirete moltissimo. Molto, molto. Ma Mad World dei Tears for Fears ti piaceva? Moltissimo, sì. Ma più la loro versione o quella di Gary Jules? Più la loro. Ah, pensa. Più la loro, sì, sì, sì. Io è una delle rare case in cui ho amato di più la cover. Nonostante loro siano pazzeschi, eh? No, sì, vabbè. Però difficilmente mi piacciono più le cover. Non okay. Lo so perché. Eppure okay. Le faccio anch'io. Pensa te. Difficilmente si piace, quindi. Sì. A proposito, che atteggiamento hai nei tuoi confronti artistici? Ti piaci? Sei critica? Al contrario, sei priva di autocritica? Sono ipercritica nei miei confronti. Non va mai bene niente. Infatti, anche attorno a me, no, quando dico: ah, senti questa cosa, ah, che bella. Questa qua ho stonato, qua andrebbe fatto così. Invece sono cose che sento solo e unicamente io. E questa, spero di smussare un po' questo lato col tempo, perché a lungo andare è tosta. No, è vero quello che dici, che molte cose che un artista nota in realtà non passano poi al pubblico. Esatto. Un po' perché non fa questo lavoro, un po' perché, e non è bella dirsi, ma è così, c'è un filino di distrazione, no? Per cui anche al concerto della vita, io immagino, non so, prima abbiamo visto Carboni al Palo Lottomatica negli anni 90, non c'erano i cellulari, ma magari stavi provando a limonarti uno e quindi non hai seguito tutto del concerto, e quindi se tu hai fatto una sbavatura non se ne è accorta nessuno. È vero, è vero, è vero. Adesso con i cellulari, ahimè, io vedo che se da una parte è bello perché immortalano l'artista subito, anche in momenti fantastici, la gente si distrae. Io vedo i concerti musica della Madonna e quello che sta lì che whatsappa, ma proprio in quelle due ore devi whatsappare. Guarda, io all'inizio ero una persona, io mi sono vista una marea di concerti, all'inizio tendevo a registrare tutto, ed è una cosa che col tempo ho smesso di fare. Certo. Bravissimo, perché il concerto è lì in quel momento. Esatto. Non ho mai rivisto uno di quei video, sinceramente. Quindi negli ultimi concerti ho smesso di farlo. Bravissimo. Casomai alla canzone che proprio è nel mio cuore lo faccio, ok, ma 5 secondi, poi metto via il telefono e guardo tutto il concerto, perché non ha senso. Beh, anche perché appunto con l'ansia di riprendere poi non ti prendi. Anche perché poi molto spesso guardi il concerto dal telefonino, dal video che stai facendo. E a questo punto tanto vale rimanere a casa e comprare, cioè comprare, oramai non si comprano più i DVD, però vedere lo streaming, che è la stessa identica cosa. Mancano 2 minuti e poi dopo ci salutiamo. Ti vuoi scegliere un pezzo in chiusura che ti rappresenti, non tuo? Non mio? Parlavi di Depeche Mode, abbiamo qualcosa di Depeche Mode? Guarda la faccetta di Talani che dice: sta fermo lì che te lo do io il promemoria. Allora vediamo Talani cosa ci propone di Depeche Mode, lo vedi da là sopra? Perché lei, giustamente, essendo la prima volta, entra e non sa, dice: dov'è il countdown, dove mi vedo, dove è stato. Questi tra l'altro sono studi molto belli. Manca poco a cosa? Va bene, allora va, dici, facci vedere quale però. Va benissimo. Quella ti piace? Sì, sì. Perfetto. Va bene, tanto abbiamo detto tutto quello che potevamo dire. Sono felicissimo che abbia avuto lo spazio per farlo. Io metaforicamente me ne vado con lei, ma in realtà me ne vado altrove, non vi preoccupate. Soprattutto alla famiglia che dice: dove va questa? No, me ne vado a casa mia, state sereni. Noi ci becchiamo domani nella giungla. Elin, la beccate nelle varie cose che si è detto. Annuncia tu il pezzo, dai. E adesso sentiamo Just Can't Get Enough dei Depeche Mode. Grazie a tutti. Bagheera con Bussoletti.